Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Oggi è martedì e come ogni settimana è un piacere ritrovare Lorenzo Castellani, la LUIS, Scienze Politiche, l'ingranaggio del potere in libreria per Liberi Libri e poi ogni settimana anche su Panorama. Buongiorno caro Lorenzo, come stai? Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, tutto bene, grazie. Per una rassegna che oggi viaggia su tre distinti binari. Allora, per un verso, il binario principale è quello di questa crisi strisciante. Ieri ci eravamo lasciati con tre retroscena convergenti, con diciamo, un intervento in forma di moral suasion, ma insomma, una moral suasion molto spinta del capo dello Stato che faceva sapere a Italia Viva: ritirate i ministri, trovate un'intesa sul recovery fund e dentro il governo e poi in Parlamento e poi dopo si vedrà la crisi, rispostaccia in mattinata di Matteo Renzi e oggi grande incertezza. Dovrebbe essere convocato stasera il Consiglio dei Ministri sul Recovery Fund e c'è l'ipotesi di un'intesa su quello, ma seguita dalle dimissioni delle ministre, quindi deflagrazione della crisi. C'è però anche chi lavora a uno scenario alternativo, che è quello di rappattumare, trovare un'intesa e poi ripresentarsi, diciamo così, in Parlamento per il nuovo matrimonio del Conte Ter. Vedremo le cronache, i commenti, i retroscena. Secondo tema è quello della censura. Ieri sera ha colpito da Facebook anche il vecchio 85enne politico libertario Ron Paul, colpito anche in qualche modo da una specie di shadow ban, l'account Twitter di Libero. Merkel e Macron opportunamente frenano, ma c'è invece chi accelera sulla strada della censura, anche con entusiasmo, vedremo. E poi il versante sanitario tra rischi legati diciamo, a ciò che non tiene nel piano vaccinale e anche un'incognita molto grave sul nuovo piano pandemico. Allora, vediamo le aperture. La verità: mancano vaccini e vaccinatori. L'operazione Grande Speranza è partita con il piede sbagliato. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Il governo è a un passo dalla crisi, così l'apertura del quotidiano milanese. Il Fatto Quotidiano addosso a Renzi e Boschi, effigiati nell'immagine di copertina. Chi vuol piazzare due indagati al governo? Ma forse la cosa più interessante del fatto è l'editoriale di Travaglio in cui parla dei responsabili gratuiti. Adesso ci sono i responsabili gratuiti. Temevamo quelli a pagamento, invece Travaglio ci fa sapere che vuole quelli gratuiti. Il giornale sul giorno del giudizio, governo al capolinea, il tempo sul piano pandemico nuovo, se va male, addio cura ai vecchi, ecco il nuovo piano pandemico, senza soldi e scorte il governo deciderà chi salvare e chi no. La stampa, piano pandemico, scegliete chi salvare. E infine Repubblica che ci riporta alla crisi che in qualche misura annuncia col suo titolo governo ultimo anno. Allora, Lorenzo, come si apre questa giornata? Capiremo qualcosa stasera o no? Ma si dovrebbe in teoria capire qualcosa, soprattutto se ci sarà una rottura o meno, cioè si vedranno le carte. Sinceramente è una crisi abbastanza difficile da interpretare. Da un lato Conte che non sembra voler cedere su alcune cose, ma allo stesso tempo resta molto fermo, sta facendo scoprire Renzi. Cosa che sta agitando abbastanza invece l'ex presidente del Consiglio, che appunto era partito come sempre lancia in resta, il 7 gennaio ritiriamo i ministri, oggi siamo al 12, questo ancora non è avvenuto, poi rompiamo sul recovery fund, invece no, forse troviamo un'intesa. Diciamo che l'esito del rimpasto, che poi sia in una forma con dimissioni, che sia senza, mi sembra resti l'esito più probabile, per il fatto che le sponde di Renzi sono un po' assottigliate, non solo sul fronte del Quirinale, ma anche a destra. Mi pare che Salvini e Meloni, almeno negli ultimi giorni, abbiano detto o si fa un governo di centrodestra oppure si torna al voto, cosa che ovviamente smonta un po' la possibilità per Renzi di manovrare verso governi di larghe intese e via dicendo. Quindi io penso che anche la strategia di Renzi sia un po' al buio, cioè sia multi-opzione. Questa situazione, come ora, non mi piace, la voglio comunque cambiare, male che vada, ottengo un rimpasto con più potere
sulle nomine, sulla spesa, sulla compagine di governo, bene che vada, forse riesca a sostituire Conte. Però anche su questo servirebbe per sostituire Conte servirebbe una spinta anche del 5 Stelle e del PD, che mi pare fino al momento, fino a questo momento non ci sia stata. Per questo io continuo a pensare che, diciamo, un mese di pantomima finirà con qualche aggiustamento nei ministeri. Allora, questo è l'esito più probabile. Allora, facciamo così, se sei d'accordo, liquidiamo velocemente la questione sanitaria e poi andiamo al cuore del problema che tu hai anticipato, cioè questa crisi e il suo esito ancora da decifrare. Sulle questioni sanitarie, sono quattro le segnalazioni da fare. La prima è quella del pezzo di apertura della verità di Camilla Conti, che si raccomanda in modo, speciale perché pone l'accento su una questione che... rischia di sfuggire ed è invece la questione principale. Mancano vaccini e vaccinatori. Dietro il fumo dell'assurda competizione a chi fa più iniezioni in questa fase con numeri ridottissimi, restano due dati allarmanti, e cioè le dosi arrivano con il contagocce e hanno risposto all'appello solo 4.000 infermieri a fronte dei 12.000 necessari per l'immunizzazione di massa. Rischia di incepparsi subito tutto il meccanismo e capite bene che questa dovrebbe essere la notizia più grave e la principale, a cui si accompagna anche un commento di Francesco Borgonovo su, diciamo, le regole cangianti del governo che hanno però come sottofondo il dito puntato verso i cittadini. Il governo conosce una sola strategia: colpevolizzarci per tenerci rinchiusi. Le altre due segnalazioni, che le preannunciavamo in fondo con i titoli di apertura del Tempo e della Stampa, sono su questa bozza di nuovo piano pandemico che, diciamo, metterebbe nero su bianco una cosa che, ahi noi, esiste negli ospedali, ma leggerla nero su bianco fa una certa impressione, cioè scegliere chi abbia delle chance di salvarsi, una specie di graduatoria di quelli a cui applicare le terapie. E è durissimo su questo Franco Bechis, il direttore del Tempo. Allora, spostiamoci sulla politica e riprendiamo il filo che ha cominciato a tirare Lorenzo Castellani. Vediamo come la mette Maria Teresa Meli, diciamo dal lato di Renzi. Ieri ha festeggiato il suo 46esimo compleanno a Firenze, ma oggi sarà a Roma. E andiamo a vedere che cosa pensa di combinare oggi a Roma, il giorno dello showdown. L'ex premier potrebbe alla fine anche accettare il Conte-ter, perché potrebbe considerarlo un suo successo, giacché l'attuale premier dovrebbe recarsi al Colle e dimettersi, proprio come chiede Italia Viva. Ma l'altro ieri il leader di Italia Viva ha fatto sapere a chi di dovere, alleati inclusi, che per il momento non intende chiudere nessun accordo su questa ipotesi. Era la richiesta avanzata dallo stesso Conte. Però Renzi vuole che si apra una crisi formale, come ha spiegato domenica al capo delegazione del PD Franceschini. L'esponente Demma ha cercato di convincerlo a siglare un accordo. Matteo, siamo in piena pandemia, i contagi stanno avendo un'impennata, non si può andare una crisi al buio. Ma la risposta dell'ex premier è stata inequivocabile. Per me non esiste nessuna crisi pilotata, nessun Conte Ter. Io posso anche votare il recovery, ma poi apro una crisi vera. Allora, Lorenzo, com'è sta partita di poker? Renzi dice a Conte: tu dimettiti, e quello dice: ma e poi dopo magari non mi reincaricano. Chi si ferma prima, diciamo, in questo gioco al bluff, al controbluff? Il gioco è su questo, cioè capire secondo me quali sono le reali alternative di Renzi a Conte. Al momento non sembrano molte, nel senso che finché non ha una spinta, diciamo, soprattutto dal PD, di dire ok, siamo disponibili per trovare un altro Presidente del Consiglio, mi sembra difficile poterla in un certo qual modo portare a casa con qualcosa in più che sia un rimpasto. Ovviamente in tutto questo c'è anche in mezzo una contrattazione per i posti, una contrattazione per le nomine, quindi alzare il tiro dal lato di Renzi, quindi far anche arrivare queste frasi, eccetera, ovviamente gioca a suo favore, nel senso che aumenta, diciamo così, la possibilità che ottenga più posti o più controllo sui fondi del recovery. Quindi mi sembrano un po' questi gli scenari. Conte, secondo me, abilmente da questo punto di vista sta aspettando e sta facendo fare a lui la prima mossa, e
gli sta facendo di fatto assumere la responsabilità di questa scelta. È il motivo per cui lo stesso Conte non vuole dimettersi, chiaramente. Dimettersi significa aprire una strada a Renzi per eventualmente tramare su un altro Presidente del Consiglio. Non dimettersi significa dire a Renzi: o vai in Parlamento e mi levi la maggioranza, oppure chiaramente dobbiamo trovare un accordo interno tra di noi. Quindi vedremo cosa succederà. Ma io ho l'impressione che sulla possibilità di rimpasto ci siano molte opzioni, sulla possibilità di trovare un nuovo Presidente del Consiglio al momento ancora no. Premesso che hai ragione, cioè l'ipotesi che tu ritieni più probabile è effettivamente la più probabile, però ti domando a questo punto un'opinione, ma dopo tutte le cose che ogni giorno i renziani dicono su Conte, ma come potrebbero giustificare un Conte ter o comunque qualunque ipotesi che riveda di nuovo Conte Presidente del Consiglio? Perderebbe comunque la faccia, la può girare come vuole, ma è dura, no? O no? Sì, diciamo, non dobbiamo dimenticare che con il Movimento 5 Stelle per anni se ne sono Ah, detti tutti i certo, ah, colori e certo, ora ah, certo, governano insieme, quindi io non mi sorprendo più di nulla, ah, certo. diciamo, quando parliamo di Renzi o del PD. Però sicuramente, diciamo, la fotografia finale è un governo che non ne esce rafforzato, cioè noi avremo un governo che deve gestire una partita importante che a causa di queste frizioni comunque finisca sarà più debole. Poi io non credo, come continuano a credere alcuni, nelle grandi ambizioni di Renzi. Renzi, secondo me, oramai gioca una partita tutta di potere, tutta parlamentare, sa che il suo partito non si schioderà dal 2-3%, sa che ha molti nemici dentro e fuori dal palazzo soprattutto, e quindi io penso che la sua partita sia una partita più di basso cabotaggio, cioè di massimizzare il potere che può accumulare all'interno di un determinato sistema. E a me pare un po' questo il motore, diciamo, di tutto. C'è chi pensa che questo abbia qualche ricaduta elettorale, che Renzi possa beneficiare. A me, sinceramente, sembrano tutti episodi e tutte valutazioni poco, diciamo, aderenti alla realtà. E quindi anche Renzi, poi, alla fine, a sostituire Conte, quale grande vantaggio avrebbe? Cioè, trovare un tecnico d'area del PD che va a fare il Presidente del Consiglio non cambierebbe molto, credo, dalla sua prospettiva, anche perché il suo peso elettorale e parlamentare resta quello, quindi anche un nuovo governo potrà mettere due ministri invece che uno, ma comunque, diciamo, resta una cosa abbastanza limitata. Lui punta di più, secondo me, al sottogoverno, alle regole, alle deleghe, alle nomine, a tutto questo tipo di esercizio del potere qui. Spostiamoci velocemente, diciamo pugilisticamente, da un angolo all'altro del ring. Nell'angolo di Conte c'è Monica Guerzoni, molto lirica, soffia un vento gelido sui cieli di Palazzo Chigi, un'aria così pungente che ieri Conte si è concesso due passi per un caffè, ma insomma, viene riproposta anche nel titolo La sfida in aula. Conte tentato dalla sfida in aula, non l'ho voluta io, i timori del colle, però ecco la sensazione, se posso dire, che oggi la Guerzoni ci ripropone questo scenario con meno forza rispetto a quella dei giorni passati. Sembra insomma una pistola sul tavolo, ma non propriamente una pistola carica. Spostiamoci però, anzi, restiamo nell'angolo di Conte assolutamente, anzi, diciamo proprio quelli che spugnano il pugile di Palazzo Chigi con più affetto. Il fatto, abbiamo già visto sulla prima la foto di Renzi e Boschi indagati, chi li vuole piazzare al governo, pagina 2. Già nel pezzo di De Carolis e Marra si dà Renzi per sconfitto, recovery, Renzi sconfitto, le ministre con la valigia non dicono no al piano UE. Quindi il fatto dà già per acquisito che stasera in Consiglio dei Ministri qualunque cosa facciano le ministre prima avallino la bozza di recovery plan, così il Fatto Quotidiano. Ci riporta invece al timore, diciamo, di dimissioni di Conte, Laura Cesaretti sul giornale, pagina 2. Conte terrorizzato dalla crisi al buio, vuole evitare di salire al colle. Diciamo, questo argomento l'abbiamo già ampiamente arato. Andiamo a vedere la stampa. In questo caso il retroscena è di Ilario Lombardo, pressing fallito,
Quirinale deluso, Conte spera nel reincarico Lampe. Qui Lombardo fa una specie di percorso, diciamo, percorriamo il sentiero. Ci sono state telefonate tra Mattarella e Conte. Il capo dello Stato ha fatto chiaramente intendere che sarebbe sconsigliabile tentare una forzatura in aula nella speranza di trovare una nuova maggioranza con una truppa di senatori in soccorso. Conte ha capito che pure il PD e il 5 Stelle temono un epilogo disastroso da questo blitz, perciò, su suggerimento di Franceschini e del gran consigliere del PD Bettini, il Premier ha cominciato a porsi nella prospettiva rigenerativa di un terzo mandato. Sull'altare del compromesso il capo del governo dovrà cedere e dare le dimissioni, un'ipotesi che ha totalmente negato finora perché non si fida di Renzi, consapevole che in fase di nuove consultazioni al Colle potrebbe finire bruciato dai veti del rottamatore. È per questo che il PD sta cercando di confezionare uno schema di accordo che sia il più rapido possibile. La speranza sarebbe di chiudere la crisi in un pugno di giorni, già questo fine settimana, prevedendo la formula delle dimissioni congelate, cioè con reincarico Lampo. Di fronte allo strappo delle renziane, il Premier sarà costretto a salire al Quirinale. Lassù chiederà all'interim dei due ministeri la possibilità di andare comunque in Parlamento per un'informativa. Contestualmente riunirà un vertice con i partiti di maggioranza per fissare una rapida sintesi il programma. Lorenzo, questo è in fondo lo scenario che tu ci prefiguravi all'inizio. Domanda però al politologo. Però crisi extraparlamentare, perché in Parlamento si andrebbe soltanto alla fine a fotografare, diciamo così, il nuovo matrimonio, ma la discussione vera sarebbe nei tavoli chiusi, non nell'aula di Montecitorio e di Palazzo Madama. È così o è un'osservazione da puristi Sì, ingenui questa? no, è assolutamente così. Cioè, se finisce così, ovvio che, diciamo, questo ci dà due visioni, due elementi. Primo elemento è quello che in un certo modo Conte comunque finisca, torna ad essere una pedina in mano ai partiti. Cioè il Parlamento, scusa, il governo si partitizza, diciamo, in cui il gioco dei capi partito diventa più forte rispetto a quello del Presidente del Consiglio, quindi il contrario di quello che abbiamo visto in quest'ultimo anno. E in secondo luogo, ovviamente, non ci sarebbe un passaggio parlamentare particolarmente importante, particolarmente delicato, quindi una risoluzione di una crisi tutta extra parlamentare. Per molti aspetti, diciamo, uno scenario più primo repubblicano, se così possiamo dire, rispetto a quello a cui siamo stati abituati in questi ultimi periodi. Ecco, questo è un po', mi sembra, lo scenario, le carte in tavola sono queste. Allora, abbiamo visto le cronache e i retroscena. Restano da vedere quattro commenti. Dobbiamo andare veloci perché si sta facendo tardi. Allora, ce ne sono quattro da segnalare. Il primo è quello del direttore della Verità, Maurizio Belpietro, molto critico nei confronti dei renziani e, se volete, prende oggi la cosa da un aspetto solo apparentemente laterale nella giornata di oggi, ma è centrale in tutta questa fase, i fondi europei, è esattamente l'oggetto della crisi. E Belpietro parte dalle dichiarazioni di ieri del presidente della Commissione Finanze della Camera, il renziano Marattin, e dice, Belpietro, finalmente gettano la maschera sui miliardi UE, virgolette, regalati all'Italia. E da quelle virgolette capite che non si tratta di regalo. Il renziano Marattin confessa, basta mentire, le condizionalità ci sono. Dovremmo rispettare le regole, un accesso di sincerità innescato dall'ultimo flop del suo leader che sta portando la propria truppa nel fosso. Così Maurizio Belpietro. Trasferiamoci, diciamo, invece nel campo totalmente contiano e andiamo da Marco Travaglio, che oggi rilancia la sua idea di cercare in Parlamento, come dire, la salvezza per Conte e definisce questa la via maestra. Vediamo qual è la via maestra secondo Travaglio. Conte non ha alcun motivo di dimettersi a meno che non venga sfiduciato dal Parlamento. Ed è improbabile che ciò accada sempre che 5 Stelle, PD e LeU dicano la verità quando assicurano che se cade lui si vota. Ergo, non sono disponibili ad altre formule con altri Premier. Nel qual caso altri governi non ne possono nascere perché non avrebbero la maggioranza. Basterà dunque tenere il punto o Conte 2 o elezioni
per indurre i responsabili gratuiti, cioè interessati soltanto a completare la legislatura, a uscire allo scoperto nel voto di fiducia. Rileggo per chi avesse capito mai, dice, ma questo deve essere un editoriale del giornale di Mastella. No, Travaglio. Basterà tenere il punto o Conte 2 o elezioni per indurre i responsabili gratuiti, cioè interessati solo a completare la legislatura, a uscire allo scoperto nel voto di fiducia senza neppure l'imbarazzo di contattarli prima. Lorenzo, allora qui c'è un fatto semplicemente, diciamo, Conte non si deve sporcare la pochette nel chiedere voti, è sufficiente l'esigenza dei peones di tenersi mutuo e stipendi e arrivare alla fine. Ma questa cosa la firma Travaglio o chi? Però, sai, nell'incoerenza di Travaglio, tutto sommato potrebbe non essere così lontano dalla realtà per quello che dicevamo prima, no? Per questo è il motivo per cui anche lo stesso Renzi, tutto sommato, sta temporeggiando. Quindi, al di là delle incoerenze del fatto quotidiano, e al di là ovviamente che l'editoriale è uno strumento di pressione su vari punti, in particolare su Renzi, ma in certo qual modo forse anche sul Quirinale, comunque diciamo così, che nessuno voglia votare, Ah, che certo. probabilmente anche l'idea di che ci sia un governo di tipo diverso possa essere un problema, potrebbe anche far emergere qualche responsabile se si arrivasse a una parlamentarizzazione della crisi, è quello che tutto sommato Renzi teme. Quindi diciamo, togliamo la tara Travaglio, può essere uno degli scenari diciamo, plausibili. È ovvio però che sarebbe un governo ancora più debole, cioè con i renziani che escono e con dei responsabili che entrano, chiaramente sarebbe una situazione ancora peggiore di quella che stiamo vivendo. Però ciò che a me sembra diciamo, abbastanza chiaro è che da questa maggioranza, cioè a cui ecco, poi possono aggiungersi questi responsabili o via dicendo, comunque non si esca. Quindi per chi è dall'altra parte non ci sono grandi buone notizie di possibilità di cambi di governo, di maggioranza o di ritorno alle urne in un certo qual modo che possano radicalmente cambiare lo scenario. È così, e accanto a questa notazione effettivamente è assai lucida sul centrodestra. Segnaliamo però l'aggiornamento lessicale di Travaglio. Quindi non si dice più transfughi, voltagabbana, si dice, Venduti. no, si dice responsabili gratuiti. Va bene. Senti, altri due commentatori. Allora, uno che aveva, diciamo, accompagnato molto il percorso del governo, oggi è perplesso, Marcello Sorgi, che descrive, e se non erro è la seconda volta in 2 giorni, un premier bloccato e senza iniziativa. Quindi l'immobilismo del governo descritto anche da chi era stato ostile, anzi, al governo. E andiamo invece a vedere chi dal primo minuto, dall'estate 19, era stato, a mio avviso, giustamente critico su tutta l'operazione, Stefano Folli, che lascia un'ombra di scetticismo quando anche le cose venissero in qualche modo rappattumate. La mette così, andiamo a vedere le conclusioni del commento che oggi imprima su Repubblica e poi gira nella pagina degli editoriali, ma il tessuto politico si sta lacerando e forse è tardi anche per quella che in brutto gergo politico si chiama una crisi pilotata, nonostante i buoni uffici del PD e in parte dei 5 Stelle governisti. Vedremo, stavolta i tuoni sono finiti e arriva la pioggia. Chi ritiene che si sia ancora in tempo per lo scenario della crisi breve e controllata dovrà esibire un surplus di senso di responsabilità. Altrimenti c'è l'ipotesi di un cammino che comincia al buio, tale da portare o alle elezioni o a una nuova maggioranza di cui al momento non si intravedono i contorni, ma che ove mai esistesse dovrebbe farsi carico delle misure economiche e sociali necessarie, al di là dell'emergenza virus, in una primavera che si annuncia drammatica per le famiglie e le imprese. Lorenzo, mi pare che opportunamente, nella conclusione dei Folli, faccia capolino. Forse l'opposizione più forte, non quella parlamentare, ma l'opposizione della realtà, che poi qui esce fuori un governo più o meno incerottato, debole, che dovrà misurarsi con una primavera di fallimenti e licenziamenti, no?
Sì, assolutamente, quello che dicevamo prima, cioè la situazione è estremamente complessa, siamo buoni a dirlo in questo modo. Peggiorerà la complessità per quello che scriveva Folli, e il governo comunque ne esca, non ne uscirà più forte da questa crisi e da questa ricontrattazione interna o da eventuali aggiustamenti della maggioranza. E quindi, come dicevo prima, per gli italiani, per i cittadini medi o per quelli che stanno dall'altra parte rispetto al governo, non è che ci sia non è che ci siano grandi buone notizie o ci sia granché da gioire. Cambierà limitatamente, cambierà poco e tutto sommato, come dire, non sembra esserci possibilità di uno scatto politico o gestionale che possa fronteggiare la situazione con maggiori garanzie, soprattutto da parte di chi produce, di chi commercia, di chi è precario e via dicendo. Stiamo entrando nell'ultima parte della rassegna e c'è il tema della censura social. Dopo quello che è successo, Trump bloccato giovedì su Facebook e Instagram, venerdì notte su Twitter, migrazione di massa su Parler o Parler, secondo che lo leggiate dalla francese o all'inglese. Poi anche quel social di fatto bloccato a monte da Google Play e Apple Store e ieri perfino dai server di Amazon, per cui è di fatto offline. Dibattito, entusiasta Giuliano Ferrari, entusiasta della censura, ma quale censura? Negare l'accesso a Twitter a chi mette in pericolo la società aperta è un atto di libertà. E non ditemi, e allora Khamenei? Scusa, Lorenzo, cioè non si può dire che Twitter allegramente lasci libero la guida suprema iraniana di mettere i suoi post sulla distruzione di Israele. Cioè, non c'è una contraddizione tra la libertà di parola di Trump soggetta a scrutinio e invece un dittatore feroce che cinguetta allegramente. Il problema non si pone o si pone? No, ma guarda, Daniele, è evidente che qui ci sia stata una decisione che è stata una decisione di tipo politico. I social network hanno per anni, tra virgolette, tollerato la massima apertura perché questo portava dei profitti enormi e ovviamente un politico come Trump o politici di rango come Paul hanno contribuito molto con il traffico che portavano, con i dati che portavano allo sviluppo di queste aziende. È evidente che nel momento in cui Trump, notare il tempismo, nel momento in cui Trump ha perso le elezioni, è arrivata la stretta da parte dei social. E così, diciamo, nella ricostruzione qual era il teorema applicato? Noi dobbiamo sopportare chi ha il potere, perché altrimenti può danneggiarci economicamente, soprattutto nel paese di origine dove si dispongono di più leve regolatorie fiscali che possono ritorcerci contro, lo tolleriamo fino a che è in carica, nel momento in cui non è più in carica, è complice in questo caso poi anche Certo. ovviamente la reazione di Trump, ce ne liberiamo. E insieme a liberarci di lui, ci liberiamo di tutti quelli che in un certo qual modo lo hanno fiancheggiato, che comunque non sono allineati alle nostre idee liberal progressiste, perché poi di questo parliamo, cioè le difese dei social network come presidio di garanzie e democrazia, come fa Ferrara, come esercizio di responsabilità. Si passi l'espressione, sono delle boiate, perché questi hanno tollerato terroristi, criminali, ogni tipo di porno, ogni tipo di droga che è stata postata su questi social network senza colpo ferire o comunque diciamo, con interventi che cercavano di, come dire, di ledere il minimo possibile alla libertà degli utenti. E poi falciano decine e decine di utenti e chiudono gli account del Presidente degli Stati Uniti in maniera, diciamo, arbitraria ed improvvisa. Quindi, diciamo, tutto quel che viene detto per scusare questi atti come esercizio di responsabilità è
folle. Dall'ultimo l'argomento più fallace, cioè quello che appunto pure Ferrara andava dicendo insieme ai suoi fiancheggiatori del Foglio negli scorsi giorni, cioè che se c'è un piromane vicino c'è un secchio di benzina, bisogna togliere il secchio di benzina per metafora, per giustificare il ben. Ma noi siamo sicuri che il ben abbia rasserenato gli animi? So, non mi Cioè, pare. ora si parla di possibilità di proteste violente. Ok, Trump ormai da giorni è bannato da Twitter e Facebook, e la possibilità di proteste violente è rientrata Ma forse, assolutamente. o i suoi follower sono ancora più incazzati. Questo mi sembrerebbe materiale per far ragionare i cervelli, ma mi sembra che ultimamente in molti detestino questa attività. Se cercate ancora, diciamo, giustificazioni alle scelte censorie, oggi avete ampia scelta, Peppe Severgnini sul Corriere, i social, le tre buone ragioni per imbavagliare Donald, così Severgnini sul Corriere, ma non è da meno la stampa che imbastisce un dibattito in cui però le due voci, diciamo, vanno tutte nella medesima direzione. Il giornalista Carl Bernstein, la libertà di parola non si applica ai matti, Trump è un pericolo, quindi però chi stabilisce chi è matto e chi no? E poi il sociologo della comunicazione Derrick De Kerckhove, i social lucrano su odio e fake news, ora regole chiare. E anche qui chi le stabilisce queste regole? Il governo pro tempore? Sono tutte posizioni pericolose, appena con una nuance, con una sfumatura più cauta, Alec Ross, già consigliere all'innovazione della Clinton, i social con Trump hanno agito tardi e Ross dice tutto il male che voi immaginate che un consigliere della Clinton possa dire di Trump, però almeno ha, diciamo, la chiarezza di dire, beh, i social però quando lui ha vinto si sono comportati in un modo, ora che ha perso si comportano in un altro. Volete sapere oggi chi sono in fondo i più cauti e i più saggi su tutta questa vicenda? Ne parla Maurizio Tortorella in prima sulla verità e poi con una pagina a questo dedicata, Merkel e Macron che dicono no alle censure social. E Lorenzo, qui diciamo, non capita spesso di averne l'occasione, ma un elogio alla cancelliera e al presidente francese. Si sono resi conto che, diciamo, è pericoloso delegare tutto a un paio di signori che non rispondono a nessuno? Daniele, a differenza degli italiani, Francia e Germania sono due nazioni vere che hanno ancora una minima coscienza di sé. E quindi, invece che reagire come Severgnini, Merkel e Macron pensano che nel momento in cui nel proprio paese venisse eletto un politico che ha delle idee diverse o sgradite rispetto a quelle dei social network, si crea una frizione di qualche tipo su alcuni argomenti, su questioni diplomatiche e via dicendo, un tycoon dei social possa prendere eventualmente e silenziare o far sparire gli account ufficiali dello Stato francese o dello Stato tedesco. Questo nessuno se l'è immaginato questo scenario, ormai nei giornali italiani non c'è più nulla di questa roba qui, ma questo è uno scenario da prendere in considerazione, cioè che un capo di Stato di una nazione che ha ancora qualche ambizione deve prendere in considerazione. È così. Perché la possibilità, dato che l'hanno fatto con il loro presidente ancora in carica, è concreta e possa accadere anche nei confronti di qualcuno che sia percepito come un nemico della nazione, come un nemico del loro business, senza considerare il fatto che chiaramente l'Europa è oggi molto indietro sul fronte del digitale. E quindi è una reazione contro, per certi versi, la dipendenza, dagli Stati Uniti, di queste strutture e è esposta a un trattamento dati molto pesante da parte di questi, colossi, che diventa sempre più aggressivo. Ora si è fatta una riforma del sistema della privacy di WhatsApp che va a danno, degli utenti, che quindi permetterà forme di spionaggio, diciamo, ancora più articolato, tanto che addirittura anche in ambienti europei dell'Unione Europea, cioè l'invito a usare altre applicazioni oltre WhatsApp per tutelarsi a questo tipo di invasività della privacy. E quindi chiaramente chi, diciamo, ha ancora un minimo di coscienza di sé come entità che si autogoverna, ma non è il caso dell'Italia,
inizia a pensare che forse si è valicato un confine che può diventare molto pericoloso e molto incendiario anche sul piano delle relazioni internazionali. Segnalazione finale, e torniamo in prima sulla Verità, pezzo di Claudio Antonelli e di chi vi parla. Allora, la Verità un mese fa aveva, diciamo, con correttezza e con molti caveat, dato conto di una tesi della campagna Trump, del team legale di Trump, dei supporter di Trump, un possibile ruolo italiano. La Verità l'aveva messa con grande cautela, dicendo non è dimostrato, l'onere della prova tocca alla campagna Trump. Nell'ultima settimana, sui social la cosa è divampata, sui social americani, con però tutto un rimbalzo di fake news e anche di interpretazioni scorrette e abusive di ciò che dubitativamente la Verità aveva scritto. E oggi è proprio la Verità, inchiesta di Claudio Antonelli e di chi vi parla, a chiudere la partita spiegando come e perché si tratta di un falso o quantomeno di una polpetta avvelenata, svelando origine, fatti e personaggi di questa vicenda, che è una brutta storia, così, così davvero pare dalla inchiesta che trovate in prima sulla Verità di oggi. Finisce così la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci ritroviamo questa sera alle 19. Sarà con me Alessandro Rico. Domani mattina di nuovo rassegna Politicamente Scorrettissima. L'appuntamento però più importante, quello in edicola, è che vi invitiamo a non mancare con la Verità. Grazie, e grazie speciale a Lorenzo Castellani, che trovate su panorama.it e trovate in libreria con L'ingranaggio del potere. Grazie e buona giornata, professore. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Eccoci qua.